stiamo parlando di F2I, quindi un fondo infrastrutturale. Noi ci proponiamo di investire in aziende che forniscono servizi infrastrutturali al paese, quindi servizi essenziali per il funzionamento di un'economia. Sono società che possono basarsi su flussi di cassa prevedibili e stabili, quindi un primo blocco della nostra proposta è avere la possibilità di generare subito un rendimento corrente per i nostri investitori, che noi puntiamo a proporre intorno 3-5%. Nel tempo poi noi vogliamo sviluppare queste aziende, creare valore tramite efficientamento, aggregazioni, consolidamento e quindi portare poi una generazione di valore complessiva che realizzi un IRR complessivo oltre il 10%.